lo spirito della mia terra è la natura che ci circonda. Questo è lo spirito vero. Ci sono certi giorni che alle volte mi fermo e vedi sempre qualcosa di nuovo e qualche angolo, qualche anche colore che emozionano ancora. Per me i contadini sono parte integrante del mio paese. Ogni tanto quando voglio scappare via vado da loro, mi rifornisco delle loro cose. Sono questi sentimenti umani che loro riescono a trasmettere, non falsi. Anche io ero un contadino. Questa era un'azienda agricola di mio nonno, di mio papà. Per cui l'essere anche cresciuto qua e aver sviluppato qualcosa per me è una grande soddisfazione. Questo è un edificio del 600. La stanza degli specchi era dove c'erano il mulo e i maiali, le galline nell'altra stanza. Ho cercato di recuperare al massimo quello che ho potuto, mantenendo tutto com'era, aggiungendo qualcosa ma sempre inerente, con stile personale. E poi c'è la mia cantina in una vecchia ghiacciaia. I sapori sono quelli tramandati dai nonni, dalla vita, dal lago di Garda e dal Monte Baldo. Il motivo per cui ho scelto di fare questo lavoro è per condividere i miei piatti, i miei sapori e le mie passioni. E anche per questo ho scelto di condividere una mia passione, che è quella per il vino, creando un bianco, un rosso e uno spumante. Quando ci sono giornate come oggi sono uniche e ti trasmettono una forza d'animo indescrivibile.